Amici di Report Web, a poche ore dall'inizio dello spettacolo siamo qui al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, insieme ad Enzo Esposito, protagonista di Anima Nera. Buonasera, grazie per essere venuti innanzitutto. Prego, prego. Raccontaci di questo spettacolo. Questo è uno spettacolo che nasce, scritto innanzitutto da Marina Lucia, che è una giovane musicologa regista, e la quale si è appassionata all'esoterismo, alle tradizioni della magia campana. E io ero appassionato di canzone classica napoletana e anche di esoterismo, quindi abbiamo un pochettino unito queste passioni, anche perché la canzone napoletana è stata negli ultimi anni coniugata a tutte le cose, alla cucina, ai viaggi, al turismo, e abbiamo pensato la canzone napoletana all'esoterismo non è stata mai collegata, e quindi abbiamo pensato di scrivere questo. Marina ha scritto questo spettacolo facendo delle ricerche, e poi niente, lo spettacolo ha come filo conduttore una storia d'amore finita e in realtà abbiamo lasciato che le canzoni parlino da sole, quindi bisogna fare molto attenzione ai testi delle canzoni perché sono scelte in ordine di storia, quindi sono le canzoni a raccontare la storia. Noi ti auguriamo un ottimo spettacolo, in bocca al lupo e grazie. Alla prossima. Grazie a voi, grazie per esserci sempre. Siamo qui con Marina Lucia, regista e ideatrice di questo spettacolo. Come nasce, da quale ispirazione nasce Anima Nera? Anima Nera non è uno spettacolo che ha una particolare pretesa, semplicemente nata da un'idea mia, del protagonista e del maestro arrangiatore, maestro Marco D'Acunzo, che così per caso, insomma, tra serate in associazione a divertirci a cantare con questa passione per la musica classica napoletana, per la canzone classica napoletana, abbiamo iniziato così un po' per scherzo con questi, riarrangiando questi classici che insomma Enzo cantava, e poi alla fine da lì è nato questo filo conduttore, cioè della storia d'amore, no? Un amore che finisce, che si ritrova spesso, è un tema ricorrente nella canzone classica napoletana, ci appartiene, e da qui abbiamo scoperto che la magia d'amore ritorna nella filosofia campana di Giordano Bruno, che è una parte della nostra cultura, perché poi è sviluppato dal punto di vista popolare, no? Alcuni concetti e soprattutto alcuni stratagemmi. E quindi niente, è nato così, mettendo insieme un po' di cose che già facevano parte della nostra, insomma, della nostra cultura, insieme alla canzone classica napoletana e alla voce ovviamente di Enzo Esposito.